Vieni qua, Ciccio. L'aiuto suo è stato indispensabile, veramente. Lei si è dimostrata quella che era, pure quando la citava, era grandissima. Grazie, lo sa, grazie. Prego, ma non è vero. No, no, è vero, è verissimo. Niente, questa commedia qui, spero che vi siate divertiti tutti quanti. Ci è costato un po' perché è stata fatta insomma con molte controversie, diciamo un po' così. Perché no, no, purtroppo, non purtroppo, fortunatamente in questa parrocchia le attività sono tante e allora si accavallano e spesso non possiamo occupare il tempo necessario che ci vuole per preparare una commedia. Però l'abbiamo fatta e mi sembra che sia venuta bene. Quindi grazie a tutti quanti e buona villeggiatura adesso, chi va a mare. Io parto domani. No, vabbè, siete stati 0000000000, però ci mettiamo l'uno avanti, che è stato veramente il loro applauso, la passione, che ci ha accompagnato il sudore in questa 20ª edizione di Giugno a Chiostro, che si è vista tutta la decisione di padre Giorgio. Sì, sì, infatti Giorgio ha portato l'ultimo pensierino, che non è un quadro, ma ha messo a San Francesco e Lebroso, che è stato dato uno. A proposito di 1-0 per l'Italia domani. Ah, domani, no, no, invece l'uno l'ha messo l'impegno, comunque la passione che ci mettiamo sempre nel fare le piccole cose, non solo gli attori, perché poi vabbè, siamo arrivati alla fine, ma anche gli scenografi, monta e smonta, per tutti gli spettacoli, le scenografie, i vestiti, ecco che vengono, c'è un gruppetto di loro che sono sempre puntuali, il servizio nella cucina, a preparare per tutto il mese le cose, gli scenografi, sì, è vero, gli scenografi nella cucina, un po' in meno nelle pulizie, vabbè, comunque si cerca di mi sono messo pure io a pulire, diciamo, quando proprio va tutto male ci sei il parroco, quando proprio va tutto male. Poi vi ricordo, questa era la serata che doveva chiudere il Giugno a Chiostro, ma non è chiuso il Giugno a Chiostro, c'è ancora lunedì, che ci vuole una partecipazione ancora numerosa, perché ci stanno i bambini piccolini, gli araldini, con il musical Coda, Fratello Orso, quindi siate anche lì numerosi per vedere, sostenere, ecco, applaudire, incoraggiare i bambini che si stanno impegnando. E poi i tecnici quest'anno come sono andati? I tecnici, i microfoni, funziona bene, le luci, quindi pure quest'anno abbiamo migliorato un po' con... allora i tecnici, che nuove generazioni che si avvicinano. Poi non so se ho dimenticato qualcuno, Pietro, cosa, Franco. No, ringraziare padre Giorgio. Per questo, ah, padre e Giorgio, poi giusto. Per questo noi abbiamo omaggiato tutte le compagnie con un lavoro di padre Giorgio, un quadro, un acquerello. Però non ci aspettavamo, perché noi siamo di casa qui. Adesso questo bel disegno che padre Giorgio l'ha fatto con affetto e stima a tutti quanti. Quindi padre Giorgio, se ci sente, grazie, grazie mille. Allora, domani sera non potrò fare i saluti a nome di tutti quanti, perché probabilmente non ci sarò, e quindi colgo l'occasione di questa sera per dichiarare che Giugno al Chiostro finisce anche quest'anno. Speriamo di, l'anno prossimo, di ripresentare compagnie altrettanto valide come quelle che abbiamo presentato quest'anno, di rifare una serata di gala come abbiamo fatto quest'anno. Io voglio ringraziare, ma probabilmente ci sono delle persone che noi dimentichiamo sempre di ringraziare, allora ringraziamo anche le persone a cui non ci è andato il pensiero, quindi un applauso per le persone dimenticate.
Allora, se quest'anno vi siete divertiti, se quest'anno siamo stati in grado di darvi delle serate divertenti, spassose, fatene propaganda e allarghiamo il cerchio di quelli che vengono a giugno al chiostro. Allora, a nome di tutti quanti, io vi auguro buone vacanze e buonanotte.